Ragazze e ragazzi, benvenuti nuovamente sul mio canale e in questa nuova esplorazione, nuova stagione, nuovi luoghi da visitare. Allora, mi sono attrezzato diversamente in considerazione del fatto che molti di voi correttamente mi hanno fatto notare che le riprese sono troppo ravvicinate. Questo me ne rendo conto e mi dispiace, no? Con il telefono, insomma, con la macchina della ripresa che avevo prima c'era poco da fare. Ora mi sono munito di una lente grandangolare e speriamo, insomma, che le immagini siano sempre nitide e chiare, ma che abbiano quella profondità e non diano proprio quell'effetto fastidioso di immagini troppo vicine, ravvicinate. Bene, allora siamo in aperta campagna e ho visto giusto questo casolare che già era nella mia tabella di marcia. È abbandonato, sì, diciamo, usiamo il termine abbandonato, anche se io lo definirei più correttamente disabitato. Questo è il classico casolare di campagna dove un tempo si viveva e c'erano appunto i contadini che coltivavano i campi. Oh, ci sono ancora delle macchine, delle vecchie macchine agricole. Belle. Guardate, sono forse le trebbiatrici. Chi è esperto di queste cose, di questi macchinari, può sempre lasciare, anzi invitato a lasciare i suoi commenti. Sembra un bel po' che non vengono utilizzati. Ma già qui probabilmente erano più moderni, forse. No, quello è proprio antico. Quello in fondo è proprio antico. C'è la porta aperta. Questa è una buona cosa. Non dobbiamo andarci a trovare un ingresso accessibile. Oh, questo anche questo è un attrezzo agricolo di altri tempi. Sono ritrovamenti che a me piacciono moltissimo. Solo spazzatura, una bicicletta antica. Questo è un fienile. Mi lascia un'apertura. Ma qua meglio lasciar stare. Tanto si può entrare dall'altro lato. Questa è anche una stalla, con molta probabilità una stalla. Accendiamo i LED. Entriamo. Allora, qua c'è
una macchina agricola, c'è questo carretto che sbarra la strada, però forse facendo qualche, se non mi cade addosso, facendo un attimino un po' di ginnastica, riusciamo a passare. Ecco, ma credo che non serva neanche la luce qui. Vecchissimo, mamma mia. Qui il soffitto è in condizioni pessime, quindi mi soffermerò il più breve tempo possibile. Qui saranno 60 anni. Di abbandono, insomma, nessuno ormai mette piede. Però questi sono recenti, questo muretto in mattoni è recente, quindi vuol dire che hanno cercato di ristrutturare e recuperare la struttura. Solite scritte inutili. E questo che cos'era? Beh, sicuramente è antichissimo, perché è tutto in legno e è in ferro battuto. Sì, probabilmente è un carretto, perché ci sono, diciamo, una specie di asta, probabilmente teneva le ruote e una manovella. Ma proprio non so che cosa servisse. Un carretto, sì, probabilmente un carretto, lì c'è anche una sorta. Una ciabatta attaccata. Ok, qua abbiamo esplorato e possiamo uscire da qua. Che altro dei bagni, non so. Ingresso sbarrato ai rovi, nulla di interessante qui dentro, tranne questo scarpone da neve anni 70-80. Ma non c'è niente. Ed è bloccato da questo alberello. Questa che cos'è? Una benna? Sì, può essere. Sempre una sorta di vanga. E immancabili ruote pneumatici ammuffiti che vengono stoccati all'aperto. Entriamo nella casa padronale. La qua è già stata frequentata dai giovani e ragazzi del posto, probabilmente, perché ci sono scritte sui muri. C'è nessuno? Di no. È vuota e danneggiata.
Oh, questo è il soggetto che a me piace di più, le finestre chiuse con le persiane, in cui entra nei rampicanti. Sembra solido, c'è ancora un mattonelle. Colore un po' discutibile, eh? Questo rosa salmone non si capisce bene. Non è una scritta rassicurante, ma non entriamo lo stesso. No, speriamo che non ci siano i freni, perché mi darebbe molto fastidio. No, è vuoto comunque. Perché sento rumore di passi al piano superiore? Non dovrebbe esserci nessuno. Qui potrei anche fare meno di verificare, però ormai è una mia prerogativa. E poi c'è una ragione anche specifica che poi spiegherò, per cui ragione per cui verifico sempre, apro i rubinetti dei lavandini. Allora, il primo piano, pian terreno, abbiamo visto, non è che poi abbia offerto moltissimo. Andiamo al piano superiore, qui c'è già un nido di calabroni e vespe, un pezzo almeno di nido, non dovrebbe essere stagione ancora. Ma questo che cos'è? Guano? Questo è guano di piccione, almeno ci sono le finestre aperte, quindi l'aria passa. A tre piani, caspita. Tutte le stanze hanno lo stesso colore. Beh, sono simmetriche, perché somiglia molto a quella al pian terreno, questa. C'è la stessa disposizione dei cubi. Sono rimasti sto tavolaccio e tenuti fuori. Peccato, perché non è in cattive condizioni. Beh, a parte un po' i soffitti, ma i pavimenti sono ancora buoni, sono in un ottimo stato. Non c'è niente anche qua. A parte qualcuno si è divertito a colorare
Fermo un sifone sul blu cobalto. E poi c'è questa cassa, che cos'è? Cassa di legno, carina. Una ragnatelina lunga circa mezzo metro. E niente, è un bagno abbastanza spoglio. Anche vaschetta. Questa vaschetta qui ci vuole i panni, i vasti, che le persone non ci stanno. Niente. Ecco, abbiamo il terzo e l'ultimo piano. Mamma mia, che schifo. E infatti, non so se riuscite a vederlo, scusate, sto inquadrando un nido di calabroni. Enorme, però pare che sia inattivo. Mamma mia, che schifo. Qua è pieno pienissimo, probabilmente troverò dei piccioni. Speriamo che siano piccioni e non altri volatili. Perché qua è buio, di solito nelle zone buie ci sono i pipistrelli, ormai ho una certa esperienza. Speriamo di non rompere le scatole ad alcuno. No, non dovrebbero esserci. C'è solo tanta sporcizia, ragnatele. E un'altra cucina. Nessun pipistrello qui? No, meno male. C'è una porta chiusa. Intrigante la cosa. È intrigante. Vediamo adesso qui la stanza del mistero. Eh sì, proprio la stanza del mistero, praticamente chiusa. Ma noi, oh, mamma mia, guardate cosa c'è, un altro nido gigantesco di calabroni. Questo sì che è veramente buio, eh? E potrebbe... Cappetto di guano. Non ci sono volatili. Ragazzi, devo uscire il più presto possibile perché l'aria è veramente irrespirabile. C'è questo nido di vespe enorme. È un bagnetto. Il nido è vuoto. È veramente impressionante. Vediamo la stanza di mistero, così come l'abbiamo trovata. Adesso se riesco a zoomare. Cioè veramente enorme. Andiamo a concludere questa esplorazione. Okay.
ragazzi, questa esplorazione giunge al termine. Spero che vi sia stata di vostro gradimento. Allora vi invito a iscrivervi al canale, se volete e se credete naturalmente, di mettere un like e condividere questi video. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.